L'essere umano è abitudinario. Perciò, spesso, quasi senza accorgercene, la nostra vita si riempie di rituali. Piccole e grandi abitudini che scandiscono il passare delle nostre settimane. Io, ad esempio, da qualche anno, nel giorno in cui ho il maggior numero di lezioni, ho preso l'abitudine di iniziare la giornata con un momento dedicato a me, con una coccola, un attimo di relax. Faccio colazione al bar. Nonostante questo ultimo strano anno, questo non è cambiato. Almeno una volta a settimana vado a fare colazione al bar. In base al colore della regione faccio colazione seduto, a un tavolo, oppure fuori al freddo, ma vado a fare colazione al bar. Non solo perché credo sia giusto concedersi una coccola, non solo perché mi vizio, ma perché faccio una scelta. Scelgo di dare il mio sostegno alle attività dalle quali mi sono sempre servito. Perché se un domani, quando tutto sarà finito, voglio che il mio bar preferito, il bar dove mi trovo tanto bene, sia ancora aperto e sia pronto ad accogliermi, devo sostenerlo attivamente oggi. Oggi che è scomodo. Oggi che devo aspettare fuori in fila per poter entrare e ordinare. Oggi che magari mi tocca fare colazione in auto. Ma ciononostante, scelgo di non far vincere la pigrizia. Scelgo di mettere da parte il menefreghismo a cui pare tutti ci stiamo assuefando. Scelgo di non far mia la frase: ma sì, che differenza vuoi che faccia il mio caffè, la mia pizza o il mio taglio di barba? E coerente con questa scelta, faccio la colazione al bar. Vado a prendere la verdura dall'ortolano o a farmi la barba dal barbiere. Perché se vuoi che il tuo ristorante, dove hai sempre festeggiato il tuo anniversario, o la palestra dove ti alleni, siano aperti domani, non basta dire: tranquillo, torno quando tutto è finito. Perché queste attività vivono grazie a te e vivono grazie al pubblico. E oggi queste attività rischiano di chiudere non perché non lavorano bene, non perché trattano male i clienti, non perché sono incapaci, no. Oggi rischiano di chiudere per le contingenze. Perché troppe volte diciamo: non ci avevo pensato. Perché troppo spesso pensiamo: che differenza vuoi che faccia? Di differenza invece ne fa molta, e io voglio farla la differenza, sia come gestore che come fruitore. Per fare la differenza basta fare piccoli gesti, come continuare ad andare a prendere il caffè, non smettere di farsi fare la barba o continuare ad allenarsi, anche se è difficile, anche se è scomodo. Come gestore di una palestra, so che io e gli altri siamo lì per garantire il servizio e per vivere con dignità del nostro lavoro. Come fruitore, voglio continuare ad essere il cliente affezionato, uno di quei clienti su cui gli esercenti possono contare. Perché ora, e quando tutto sarà finito, voglio che questi luoghi, queste attività, queste persone che fanno e hanno fatto parte della mia vita, trovino ancora il tempo e lo spazio di esistere.